Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro speciale Elezioni Politiche 2022. Oggi concludiamo le tribune elettorali riguardanti la circoscrizione regionale del Senato, che si elegge con il metodo proporzionale qui in Abruzzo, con l'ultimo confronto, quello tra i capilista dei due partiti di cui sono anche coordinatori o segretari regionali. Saluto e ringrazio Michele Fina del Partito Democratico. Grazie. Buonasera. A voi. Ed è Sigismondi di Fratelli d'Italia. Buonasera anche a lei. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, dicevo, siete insomma anche leader dei partiti che in qualche modo possiamo dire capeggiano, stando ai sondaggi, che però non possiamo citare, i rispettivi schieramenti, le rispettive coalizioni. Si sta per concludere domani, ci sarà l'ultimo atto della campagna elettorale, una campagna elettorale, Fina, inizio con lei, che è caratterizzata anche da, mai come quest'anno, in questa occasione, da una forte incidenza dei temi internazionali, in particolare ieri il discorso di Putin, che ha determinato grandi preoccupazioni, angoscia un po' in tutto il mondo, e si guarda alle elezioni italiane anche come un momento in cui si chiarirà la posizione internazionale del paese. Qual è la partita dal punto di vista degli equilibri, delle alleanze e anche degli impegni dell'Italia che si gioca il 25 settembre anche in un piccolo collegio come quello dell'Abruzzo? Fina. Ma siamo a minacce molto gravi da parte di Putin a tutto l'Occidente, compresa l'Italia. Credo sia giusto che in questa fase tutti i partiti le respingano in coro. Da questo punto di vista noi abbiamo qualche punto di debolezza. Ad esempio, io mi confronto con il segretario di Fratelli d'Italia, ma insomma, se qui ci fosse stata la Lega probabilmente avrebbe avuto qualche imbarazzo nelle sue posizioni. Ma io penso che la situazione è così grave e seria che entra dentro le case, nelle famiglie, non c'è persona. Io ho fatto fin qui 13.000 chilometri lungo e largo dal 15 agosto per l'Abruzzo, ma non c'è persona che non ci ha raccontato problemi concreti relativi alla bolletta della luce, alla bolletta del gas, alla crisi energetica. Io credo sarebbe stato più serio rinviare di qualche mese il voto, continuare con un governo di unità nazionale, affrontare insieme la guerra, l'uscita definitiva dalla pandemia, la crisi energetica, bloccare l'aumento delle bollette, mettere un tetto al prezzo del gas e, risolto questo problema, chiedere il voto ai cittadini, perché il fatto che ci sia rischio di grave astensione, oltre che anche di lontananza, è un rischio serio. Si può segnare un solco tra milioni di cittadini e le istituzioni democratiche che poi è difficile recuperare. Purtroppo l'irresponsabilità di chi ha creato la crisi di governo, ma visto che qui c'è Fratelli d'Italia, anche io credo l'irresponsabilità da parte di Fratelli d'Italia, che non ha partecipato a un solo governo di quest'ultima legislatura, né il Conte 1, né il Conte 2, né il governo Draghi, non si è riconosciuta nemmeno il Presidente della Repubblica. Insomma, io non credo che sia stato un bel esempio. In fasi difficili come queste io credo sia sempre giusto dare il segno della serietà e della responsabilità. Spesso al PD viene imperorato il fatto che tende a mettere davanti gli interessi generali anche quando c'è un interesse legittimo di parte che viene meno, e io sono orgoglioso che la politica sia innanzitutto questa, serietà e responsabilità sempre. Grazie Fina, si faceva riferimento appunto a questa posizione di Giorgia Meloni, lo diceva anche Fina, che è un po' diversa rispetto a quella di altri alleati che hanno strizzato un po' più l'occhio a Putin, fino insomma al discorso di ieri, così sembra. Reggerà questa garanzia atlantista e europeista che Meloni, da aspirante leader della coalizione, intende imprimere alla sua anche proposta di governo in coalizione, Sigismondi? Assolutamente sì, c'è una posizione molto chiara da parte di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra, e lo abbiamo dimostrato sempre. Adesso Fina faceva un riferimento rispetto alla serietà delle posizioni politiche. Giorgia Meloni è vero che non ha fatto parte di questi governi, né di quello del
insomma, Conte 1 e il Conte 2, né con Draghi, però ha sempre dimostrato lealtà nei confronti della nostra nazione. Basti vedere che in Parlamento, rispetto alle questioni che hanno riguardato la guerra in Ucraina, Giorgia Meloni ha avuto una posizione a fianco del governo Draghi, proprio perché nel momento in cui c'è bisogno dell'unità nazionale su dei temi importanti, ovviamente Fratelli d'Italia fa sempre, garantisce sempre il proprio sostegno, perché questa è una cosa che bisogna risolvere tutto insieme, ma non soltanto in Italia, anche in Europa. Si faceva prima riferimento di quelli che sono poi gli effetti della guerra, di questa assurda guerra che va condannata senza mezzi termini, e tutti i cittadini quotidianamente devono far conti con questo, con quelle che sono le conseguenze, il caro bollette. E anche rispetto a questo, noi siamo sempre stati convinti delle sanzioni nei confronti della Russia, e abbiamo anche chiesto all'Unione Europea di fare la stessa identica cosa che è stata fatta per la Brexit, ovvero cercare di mettere in campo delle misure che potessero aiutare quei paesi dell'Unione Europea che potevano avere maggiori ricadute negative di queste sanzioni, tra cui l'Italia. Quindi è qualcosa che bisogna risolvere in Italia e che bisogna risolvere con l'Europa insieme, perché c'è la necessità, lo ricordava anche il collega del Partito Democratico, di mettere un tetto al costo del gas. C'è la necessità quindi di fermare la speculazione che è in atto sul costo del gas. Voglio ricordare che il costo del gas sta aumentando non perché è aumentato il costo o è aumentato il costo delle stazioni, ma perché ci sono i player nazionali che stanno ovviamente speculando su questo costo del gas a causa delle varie incertezze del mercato mondiale, a causa della guerra. E allora c'è bisogno di una presa di posizione importante da parte dell'Europa, con il tetto al costo del gas e contestualmente con il disallineamento del costo dell'energia elettrica. Sapete che al momento il costo dell'energia elettrica è calibrato per convenzione sul costo del gas, ovviamente bisogna disallineare questo parametro. Ecco, Letta ha detto in queste ore che Putin è un partecipante a queste elezioni in Italia, uno che probabilmente brinderà o sarà deluso a seconda del risultato del 25 settembre. Voi state molto connotando quest'ultima fase della campagna elettorale sui temi della situazione internazionale, ma rispetto all'Europa anche qui c'è un rischio di disallineamento, oltre che rispetto alle alleanze internazionali di difesa, per esempio rispetto agli impegni presi per l'Italia sul piano nazionale di ripresa e di resilienza, anche rispetto a certe posizioni, queste sì, della Meloni, che sono più vicine a realtà che oggi vengono in qualche modo, anzi con documenti ufficiali, marginalizzate dall'Unione Europea, come quelle ungheresi. Senza dubbio Putin tiferà, ma la cosa più inquietante che abbiamo visto in questi anni è il fenomeno di investimento sui social che alcuni apparati internazionali fanno per orientare l'opinione pubblica. Questo purtroppo avviene da diverse parti, attiene a una mancata regolamentazione della proprietà dei dati, è un tema che davvero riguarda la tenuta della democrazia, anche perché in tanti, russi compresi, Putin compreso, hanno investito e investono sulla fine del progetto europeo. È evidente che sull'Europa noi abbiamo posizioni che negli anni sono state radicalmente diverse. Noi abbiamo sempre difeso questo progetto, anche riconoscendone alcuni limiti, ma non abbiamo mai strizzato l'occhio a chi voleva smontarlo, non abbiamo visto per niente bene la Brexit, non abbiamo mai pensato all'Italexit, a portare fuori l'Italia dall'Europa, altri invece lo hanno fatto. Naturalmente adesso gli antieuropeisti è difficile trovarli, perché dopo che grazie al nostro impegno, anche ricordo un nome su tutti che è David Sassoli, la cui morte ha commosso l'Italia, una personalità anche
oltre che europea, legata all'Abruzzo e all'Aquila. Insomma, è chiaro che con il piano Prossima Generazione Europa, che per noi è il PNRR, 700 miliardi, oltre 200 per l'Italia, è difficile dirsi anti-europeisti e rifiutare questo chiaro atto di solidarietà continentale, no? Perché si è deciso di fare piano debito comune, di mettere sulle spalle di chi ha spalle più larghe e più forti, il Nord Europa, i bisogni del Sud Europa colpiti dalla pandemia. Molti di questi fondi sono a fondo perduto, altri sono debito condiviso, quindi è evidente che dirsi contrari a questi fondi è molto difficile. Certo è, a me ha preoccupato sentire Giorgia Meloni dire con la nostra vittoria diremo all'Europa che è finita la pacchia, perché se la pacchia sono questi fondi, noi diciamo, l'idea è presentarsi, immaginatelo anche, no? Un tavolo tra i leader europei in cui l'Italia si presenta e dice è finita la pacchia, la reazione può essere tranquillamente vabbè, finiamola con questa pacchia, blocchiamo il progetto di ripresa e di resilienza, ognuno fa per sé e Dio per tutti. Io credo che noi dobbiamo avere un altro atteggiamento, d'altra parte, appunto lo diceva, Fratelli d'Italia non fa parte delle grandi famiglie politiche europee, nemmeno di quella conservatrice e popolare, mentre invece appunto strizza l'occhio a chi ha sempre provato a smontare l'Europa da dentro. Noi invece ci crediamo e crediamo anche che sia l'unico soggetto che può garantire la pace. Invece proprio queste ultime giornate di campagna elettorale di Giorgia Meloni sono molto tese, Sigismondi, comunque a offrire e ripetere delle garanzie che peraltro sono presenti anche nel programma della coalizione del centrodestra rispetto agli impegni internazionali, rispetto per esempio anche al tema delle sanzioni, su cui è stata molto esplicita. C'è però un tema su cui appunto va caratterizzata una differenza, ed è quella che si riferisce a un possibile scostamento di bilancio negli interventi da svolgere a livello nazionale, che è un intervento che chiede la Lega e chiedono anche altri partiti, in realtà lo chiede anche il Movimento 5 Stelle, ma si può fare diversamente per Fratelli d'Italia, poi chiederemo anche al centro-sinistra, ma si può fare diversamente nel reperire quei 30 miliardi che sono il fabbisogno per salvare famiglie, imprese, come chiede Salvini, attingendo a uno scostamento di bilancio, e come? Allora, su questo tema, come dire, sono già intervenuto nel scorso intervento, ma ci tengo a tornarci, perché è il tema dei temi di questa campagna elettorale. Noi rischiamo seriamente la desertificazione di un tessuto economico. Sono tante le imprese che in questi giorni abbiamo incontrato e ci hanno detto: guarda, noi possiamo resistere per qualche mese, ma non possiamo a lungo avere a che fare con il caro bollette. Quindi bisogna certamente intervenire, e bisogna intervenire tempestivamente. Lo dice una forza politica che con grande senso di responsabilità dice e ha sempre sostenuto che si sta all'interno dell'Europa e si sta all'interno dell'Europa a testa alta. Abbiamo sempre sostenuto che ad esempio dalla pandemia si potesse uscire anche grazie ha un sistema per tamponare gli effetti negativi economici che hanno avuto sulle aziende la pandemia mediante il debito comune di tutti i paesi dell'Unione Europea. E anche qui noi chiediamo e invochiamo una presa di posizione comune di tutta l'Europa. Perché, e torno al discorso precedente, la speculazione che c'è sul costo del gas impone necessariamente di andare a mettere il tetto al prezzo del gas. Perché siamo contrari allo scostamento di bilancio? Per l'esatto motivo che aziende ci dicono: noi possiamo tamponare per qualche mese ma non a lungo, perché nel momento in cui noi non fermiamo la speculazione, adesso possiamo andare a fare uno scostamento di bilancio, quindi andare a fare altro debito per coprire
il caro bollette e attutire, come dire, gli effetti su aziende e su famiglie. Però noi ci ritroveremo la stessa identica situazione fra qualche altra settimana, il che vuol dire che ci sarebbe bisogno di un altro scostamento di bilancio, che noi non escludiamo, ma come ultima possibilità. Noi riteniamo che adesso l'Europa deve necessariamente essere unita, e questo come dire, ci spaventa che alcuni paesi, come per esempio l'Olanda con Amsterdam, che detiene, come dire, la borsa del gas, su questo argomento, come dire, fanno finta di non sentire. Allora noi riteniamo che ci debba essere una posizione unitaria d'Europa per arrivare a questo tetto al costo del gas. Fina, lei si occupa anche professionalmente da anni di temi dell'ambiente, transizione ecologica e anche energia. Appunto, diceva, questo è condivisibile penso da tutti, Sigismondi, che occorrono degli interventi a breve termine ed altri a medio termine. Ecco, può spiegare ai nostri telespettatori, ai suoi potenziali elettori, qual è la proposta del Partito Democratico su una cura da cavallo da fare subito, adesso, all'inizio di questo autunno, e su una strategia energetica che il Paese deve impostare, ma a medio termine, perché a lungo termine è difficile ragionare? Intanto, naturalmente, mi faccio notare che quindi la posizione di Fratelli Italia e Lega su questo sono diverse, così come più o meno sul quadro internazionale, questo fa anche un po' immaginare l'ipotesi di un governo tra loro. Io penso che si debba immediatamente fermare l'aumento delle bollette con qualunque mezzo, con i ristori, con tutte le risorse di cui si è bisogno, perché altrimenti salta per aria il Paese. Non c'è persona con cui abbiamo parlato che non ci ha detto: io chiudo l'azienda, licenzio le persone, chiudo la lavanderia. Poi ci sono anche le attività energivore che sono ancora più preoccupate, che non possono resistere nemmeno qualche mese, perché hanno ricevuto bollette, sono 5 volte o 6 volte. Immediatamente un tetto del gas, naturalmente lo dicevo all'inizio e lo ripeto, avere le elezioni e non un governo pienamente legittimato e anche autorevole e forte nei confronti dell'Europa non aiuta. Poi c'è quello che bisogna fare a medio termine, anche su questo noi abbiamo idee radicalmente diverse. Noi insistiamo sulla strategia delle energie rinnovabili, elettricità futura, che è Confindustria, non il Partito Democratico, ci ha dimostrato come nell'arco di 2 anni si possono raddoppiare i tetti fotovoltaici sulle attività di impresa italiane e così recuperare solo così metà del gas russo, passare dal 22 al 44%. La strategia dell'efficientamento e del risparmio energetico, bene aver sbloccato il 110%, la cessione del credito, c'erano a rischio 60.000 imprese e milioni di cittadini con i lavori fermi. Non va bene mai che lo Stato sottoscriva un patto che poi viola in corso d'opera, o cambia o modifica in corso d'opera. Certamente bisogna renderlo strutturale questo 110, fare in modo che sia sostenibile, ridurre naturalmente le storture e le truffe, però la strategia è questa: cappotti, infissi, caldaie, tetti fotovoltaici, rendere gli edifici singoli, i condomini, le industrie capaci di produrre energia per se stessi e anche da rimettere in rete. L'altra strategia che ho sentito, nucleare e trivelle, nucleare l'ho sentito dalla Lega, trivelle da Fratelli Italia, sono, al netto del fatto che si può discutere, diciamo, ad esempio del Sigismondi viene da Vasto, l'ipotesi che ho sentito più accreditata della centrale nucleare è proprio tra Vasto e Termoli, quindi vorrei anche capire se esistono già dei luoghi. Però il nucleare, l'ultima centrale nucleare che si è fatta in Europa si è realizzata dopo 17 anni, io non so se possiamo rinviare le bollette o la crisi energetica di 17 anni. Sulle trivelle noi ci siamo battuti contro Ombrina Mare, vorrei sapere se è tornata in voga Ombrina Mare, anche perché anche in quel caso non solo sono combustibili fossili e quindi non aiutano la lotta ai cambiamenti climatici, ma stiamo parlando di risorse del tutto insignificanti, buone per 14 mesi per l'intero paese. Sigismondi, è proprio così, cioè nel senso va fatta una selezione delle fonti a cui attingere, oppure in questa fase, per esempio sui rigassificatori, occorre intervenire in tempi, questi sì, medio-brevi? Allora, l'ho già detto all'inizio, innanzitutto bisogna agire con velocità e con rapidità, non possiamo aspettare quelli che sono i tempi della famosissima burocrazia italiana. Fratelli d'Italia ha una sua ricetta ben chiara, che è la
diversificazione delle fonti energetiche, perché solo così noi riusciamo a coprire quello che è il fabbisogno del nostro paese. Apro una parentesi, l'Europa nasce come comunità europea del carbone e dell'acciaio, ovvero quella sinergia tra paesi proprio per l'approvvigionamento di materie prime e di fonti energetiche. Se in questi anni ci siamo trovati nella situazione che l'approvvigionamento sia delle materie prime che delle fonti di energie non ha funzionato e l'Italia e tutta Europa si trova con una dipendenza che adesso ci sta portando a questo collasso, evidentemente qualcosa non ha funzionato e bisogna mettere rimedio. Certamente cercare di utilizzare tutte quelle che sono le possibilità dal gas che noi abbiamo disponibile, sicuramente la posizione dell'Italia aiuta per le rinnovabili, noi sul geotermico abbiamo le più antiche centrali e l'Italia può diventare anche un hub del gas proveniente dai paesi dell'Africa del Nord, quindi in Italia c'è questa possibilità. Dopodiché, insomma, il Partito Democratico ogni tanto cerca, come dire, di inventare una boutade nuova per, come dire, screditare Fratelli d'Italia. Nessuno ha parlato di Umbrina, leggevo l'intervento di Fina, come dire, fantasioso qualche settimana fa, che diceva adesso la Meloni vuole tornare sul progetto di Umbrina. Allora, la questione è semplice. Noi riteniamo che tutte quelle strutture, come per esempio quelle piattaforme come ad esempio Umbrina, che si trovano in posizione che vadano a deturpare il paesaggio, non devono esserci. Se poi ci sono invece delle piattaforme lontane, quindi oltre i 12 miglia, voglio ricordare a Fina che insomma Umbrina stiamo parlando all'interno dei 12 miglia, quindi comunque siamo fuori rispetto a questo ragionamento, se ci sono invece altre piattaforme lontane che non creano impatto, ovviamente devono funzionare per aiutare in questo momento di difficoltà la nostra nazione. Bene, adesso vorrei andare su temi un po' più strettamente politici. Il tema principale di questa campagna elettorale in Abruzzo è la presenza di Giorgia Meloni quale capolista alla Camera nella circoscrizione dell'Aquila. Allora, parto da Sigismondi perché inverto l'ordine di risposta in questo caso. Intanto gli chiedo la ragione di questa candidatura e se, come qualcuno appunto ha osservato, la Meloni dovesse diventare Presidente del Consiglio, dimenticherebbe poi il suo impegno per il collegio dell'Aquila, per, diciamo, questioni anche di forza maggiore. Beh, la scelta della Meloni è una scelta d'amore per la nostra regione, che ha sempre dimostrato, investendo molto sulla nostra regione. Lo ha fatto quando ha fortemente voluto la candidatura all'Aquila 5 anni fa di Pierluigi Biondi, una scelta che ha portato al buon governo del capoluogo abruzzese, l'ho fatto quando ha scelto l'Abruzzo come prima regione dove candidare un presidente regione, quindi il presidente Marco Marsilio, e adesso l'ha fatto scegliendo di candidarsi in Abruzzo e soprattutto di ricevendo un invito che io e l'altra classe, tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia le abbiamo rivolto. L'Abruzzo purtroppo per anni non ha contato nulla a livello nazionale, è stata assolutamente marginalizzata su ogni scelta. È necessario ridare centralità all'Abruzzo, era importante far tornare l'Abruzzo protagonista dell'agenda nazionale. E quindi noi abbiamo chiesto a Giorgia Meloni, che si candida a guidare la nostra nazione, ad essere il futuro Presidente del Consiglio, di scegliere di essere eletta in Abruzzo nel collegio uninominale L'Aquila Teramo per portare a Roma e al centro dell'agenda di governo quelle che sono le priorità
dell'Abruzzo, e ovviamente la riflessione e il pensiero va alle infrastrutture, come il problema della A24, della A25, che garantiscono anche il collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, infrastrutture come il potenziamento della 14, la famosa terza corsia, priorità come dare definitivamente attuazione alla ricostruzione, quindi concludere la fase della ricostruzione post sisma, aiutare le fragilità della nostra regione, e ovviamente non mi riferisco soltanto al dissesto idrogeologico, ma anche a un altro grande problema, che è quello dell'erosione costiera. Noi riteniamo che nel momento in cui, conoscendo anche il legame che contraddistingue Fratelli d'Italia, e quindi il legame che c'è tra gli uomini di Fratelli d'Italia e i propri elettori, questo sarà un punto di forza per l'Abruzzo che noi stiamo costruendo. Invece, proprio sul tema della territorialità delle candidature, fino a che voi avete sfidato il centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia. Vorrei tanto dire a Etel Sigismondi di informarsi su dove la Lega vuole fare in Abruzzo una centrale nucleare, e poi voglio anche dirgli, così anche un'informazione utile, io sono stato capo segreteria del Ministro dell'Ambiente quando il Ministero ha chiesto la VAS per Ombrina Mare, la Medoil allora era pronta a realizzare questo impianto subito dopo le 12 miglia, quindi delle due l'una: o si propongono le trivelle, però non a casa mia, la sindrome NIMBY, quindi va bene ma altrove, oppure attenzione, perché un progetto del genere può benissimo tornare, basta piazzarlo subito dopo le 12 miglia. Questo ha a che fare con la domanda sui catapultati, perché io, tra l'altro l'ho detto anche a Etel Sigismondi, non va bene che la regione Abruzzo elegga un così alto numero di parlamentari non abruzzesi. Abbiamo citato Giorgia Meloni, ma Fratelli d'Italia candida al primo e al secondo posto alla Camera, Fabio Roscani, un giovane di 30 anni di Roma che credo in Abruzzo ci sarà venuto adesso forse per verificare che regione è in campagna elettorale, una signora di Ascoli Piceno che fino all'anno scorso era una parlamentare del Movimento 5 Stelle, onorevole Rachele Silvestri, e che sono pronto a scommettere verrà eletta in Abruzzo anche se è candidata in altri posti d'Italia. D'altra parte, se non fosse così, allora si poteva candidare capolista, soprattutto capolista. I capolista, i candidati all'uninominale devono essere legati al territorio, perché tu puoi parlare, dicevamo, nucleare, trivelle, infrastrutture, agricoltura, aree interne, ne puoi parlare a livello generale, ma quando sei in Parlamento, pur rappresentando gli interessi della nazione, tu ti occupi anche sempre del tuo territorio, e la prima condizione per occupartene è conoscerlo, viverlo, amarlo, avere lì i tuoi affetti, avere lì la tua storia professionale, politica. Giorgia Meloni si candida in tutta Italia al proporzionale, si candida solo in Abruzzo all'uninominale, per la legge che naturalmente noi sappiamo come funziona, lei sarà eletta solo in Abruzzo e decadrà altrove facendo salire quelli che sono candidati dopo di lei. Io la dico così in modo semplice: se Enrico Letta mi avesse chiesto, anche in virtù delle sue radici abruzzesi, suo papà è di Avezzano, di candidarsi in Abruzzo in sostituzione di un eletto abruzzese, io gli avrei detto grazie per l'affetto, per l'amore, meno amore, più rispetto del nostro territorio. Facci eleggere un parlamentare abruzzese e poi tu, come leader nazionale, occupati, segui le nostre questioni, prendile a cuore, si possono fare entrambe le cose, benissimo, si può essere un leader nazionale e non per forza andarsi a prendere un seggio in Parlamento, soprattutto in una regione che ha già il principale catapultato, perché è l'unica regione che ha un presidente di regione che non è della regione che amministra, e cioè Marco Marsilio. Ma a un anno e pochi mesi dalle regionali, Sigismondi, questo sarà anche una prova generale per appunto la prossima consultazione in cui voi ricandiderete Marco Marsilio? È sorprendente come il Partito Democratico, non avendo argomenti, si diverte e può parlare soltanto di Fratelli d'Italia. Non ti preoccupare, Michele, ma Letta non ti avrebbe mai fatto questa proposta perché non vi considera. E questo è il dramma del Partito Democratico abruzzese, che non conta nulla a Roma, a differenza di Fratelli d'Italia, che è un partito considerato, ascoltato, e la sua classe dirigente, come dire, ha dei risultati anche grazie
all'attività parlamentare che abbiamo svolto, perché sono stati molto più vicini il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, noi la scorsa volta non siamo riusciti ad eleggere, che i vostri parlamentari che sono stati in vacanza 5 anni a Roma. Questa è la differenza tra noi e voi. E poi ci tengo anche a precisare che in Abruzzo noi presentiamo una lista importante, una lista che porterà nel futuro parlamentare figure di spicco dell'attuale Consiglio regionale. Noi candidiamo Guido Quintino Liris all'uninominale Senato e Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, sull'uninominale Pescara. Questo perché? Perché noi vogliamo portare in Parlamento persone che conoscono perfettamente bene quella che è l'agenda di governo del Presidente Marsiglio. È necessario riuscire ad avere persone che conoscono perfettamente ciò che ha bisogno l'Abruzzo e soprattutto riteniamo indispensabile riuscire a creare questa filiera, questo collegamento tra l'Abruzzo e Roma, che è mancato proprio a causa, insomma, dell'inconsistenza politica del Partito Democratico in questi anni, perché noi vogliamo fare una regione Abruzzo protagonista e forte. È ovvio, ovviamente, in tutti questi mesi e soprattutto nei confronti che ci sono stati tra me e Fina abbiamo sempre parlato di quelli che sono gli equilibri sui vari comuni in vista delle regionali. Il collegio uninominale del Senato e tutto il collegio anche proporzionale corrisponde perfettamente a quello che è il collegio per le regionali e quindi ovviamente noi riteniamo che questo possa essere un test in vista delle regionali e vediamo se è in vantaggio il centrodestra o il centrosinistra. Io sono convinto che il buon governo di Marsiglio, della classe dirigente di Fratelli d'Italia, farà vincere il centrodestra su tutta la regione Abruzzo. Quanto peserà invece sulle prossime regionali fino a questa geografia politica che uscirà fuori dalla consultazione di domenica? Sono chiaramente due competizioni diverse per un solo fatto. Alcune alleanze alle quali noi abbiamo lavorato in Abruzzo e continueremo a lavorare in vista delle elezioni regionali non si sono chiuse a livello nazionale. Basti dire che ad esempio il rapporto col Movimento 5 Stelle in Abruzzo è molto buono. Abbiamo vinto insieme le elezioni a Chieti, a Sulmona, abbiamo fatto insieme elezioni provinciali, ad esempio la provincia di Chieti, c'è una collaborazione sui temi, sui progetti che è ormai avanzata, così come una collaborazione in regione tra i consiglieri regionali e opposizione. È evidente che a queste elezioni invece ci saranno risultati distinti e non c'è una collaborazione sui collegi uninominali, quindi saranno due test diversi. Certamente io penso, lo ribadisco senza davvero nessuna vena polemica, che la considerazione che noi abbiamo avuto in questo caso si è manifestata con la possibilità per noi di eleggere esclusivamente donne e uomini abruzzesi a Roma. Credo sia davvero difficile dire che i nostri parlamentari uscenti siano stati in vacanza, ma sono anche convinto, almeno questo lo farò se toccherà a me, che un eletto debba mese per mese rendicontare su tutte le cose su cui si è impegnato e poi dopo un anno e poi alla fine della legislatura. Noi abbiamo, in questo lungo tour, abbiamo deciso di piantare gli alberi per ridurre il nostro impatto, ma anche un albero dell'impegno, cioè descrivere il nostro progetto e rendere visibile il progetto sui nostri canali web, perché ognuno possa effettivamente controllare che cosa tu hai fatto. Noi vogliamo occuparci di molte questioni a partire dalla principale, che è il lavoro. I 3 miliardi che bisogna spendere del PNRR che riguardano l'Abruzzo più 1,7 miliardi, l'ottimo lavoro che fa Giovanni Legnini che credo sia riconosciuto da tutti. Le transizioni ecologiche della nostra industria manifatturiera, la valorizzazione delle nostre aree protette, siamo la regione verde d'Europa col 37% di territorio, il recupero delle aree interne, la lotta allo spopolamento, il sostegno all'agricoltura anche riformando alcuni agenti nazionali che non funzionano, ma anche realizzando opere che sono appese in questo caso per l'incapacità della regione. Insomma, su tutto questo c'è bisogno di rendicontare e di far capire che gli eletti sono davvero al servizio di chi li elegge, che loro sanno come trovarli, che hanno un numero di telefono, un indirizzo dove incontrarli. Ecco perché
ripeto, non vanno bene catapultati, perché poi giustamente si dimenticano di essere stati eletti da un territorio che rappresentano, e nei luoghi delle istituzioni rappresentano solo il leader che li ha collocati lì. Ora è vero che purtroppo è complice questa legge elettorale che non va bene, va cambiata, ma anche in vigenza di questa legge elettorale, io ripeto, sono orgoglioso e anche grato che ci hanno, che abbiano consentito a noi di candidare solo donne e uomini abruzzesi. Ecco, a proposito della legge elettorale, che io approfitto ancora una volta per spiegare ai nostri telespettatori con uno slogan semplicissimo: mettete la croce sulla lista che volete votare, punto. Noi parliamo di uninominale proporzionale, di collegi, circoscrizioni, è facile confondersi, insomma, anche perché, come si diceva, la legge è molto molto astrusa. Invece è semplicissimo, votare è la cosa più semplice che spiegare la legge. Perché qualunque altra cosa che non sia la croce sul simbolo del partito rischia di invalidare la scheda. Per esempio il voto disgiunto: se si vota all'uninominale un candidato di un'altra coalizione non è possibile, il voto non è valido, non è come al comune, per capirci. Insomma, bisogna dare anche queste spiegazioni spicce, e soprattutto da parte delle coalizioni e dei partiti principali usare questo spazio per spiegare perché il voto utile in una partita in cui saranno decisivi proprio quei collegi uninominali e il voto soprattutto a una delle due coalizioni e non ad altre liste, uno insomma dei vostri claim principali delle ultime ore di campagna elettorale. Il primo a spiegarlo è Etel Sigismondi. Allora, mi fa piacere che, seppur in politichese, Michele Fina ha, come dire, riconosciuto la sconfitta che, insomma, alla quale vanno incontro, e adesso si giustificano sul fatto che non si sono riusciti a mettere insieme. In realtà, insomma, il centrosinistra da sempre rappresenta una accozzaglia di forze politiche che la pensano in maniera diametralmente opposta. L'abbiamo visto, insomma, anche il tentativo di Letta di mettere insieme Fratoianni con Calenda, e sapete com'è finita. Fatto sta che Fina per mesi interi ci ha raccontato che voleva costruire un campo largo, invece si è presentato a queste elezioni politiche con un campo totalmente dilaniato, che non riuscirà a mettere insieme neanche alle prossime regionali. E il 26 di settembre io sono felice di ritrovarmi qui insieme al segretario del Partito Democratico per vedere se abbiamo eletto più abruzzesi noi di Fratelli d'Italia o loro del Partito Democratico, perché poi, insomma, come dire, i risultati si vedono al consuntivo e dopo che gli abruzzesi hanno espresso la loro preferenza. E poi mi fa anche piacere, insomma, che il rappresentante del Partito Democratico critica questa legge, che loro proprio che si riempiono di democrazia nella bocca spesso e volentieri, una legge elettorale che ha ammazzato la democrazia, e l'ha ammazzata nel momento in cui hanno tolto le preferenze e introdotto il sistema dei listini bloccati. Voglio precisare che questa legge elettorale non è stata né voluta né votata da Fratelli d'Italia, ma è stata votata da tutte le altre forze politiche, compreso il Partito Democratico, e questo dimostra proprio l'incoerenza di questa forza politica, che anche a queste elezioni raggiungerà il suo minimo storico. Perché questa legge elettorale va cambiata? Perché oltre a non prevedere le preferenze, non prevede il premio di maggioranza. Cosa vuol dire? Sia al sistema elettorale per le comunali, sia per il sistema elettorale per le regionali, il governatore o il sindaco che vince viene attribuito un premio di maggioranza. Non si capisce per quale tipo di motivo non è possibile introdurre anche questo sistema. Le lascio un minutino elettorale in più per fare l'appello, così poi. Quindi, con questa legge elettorale, però, questa volta c'è la possibilità di dare un governo stabile che faccia quelle scelte coraggiose di cui la nazione ha bisogno e che abbia l'autorevolezza per governare. C'è soltanto una coalizione che può raggiungere la maggioranza sia alla Camera che al Senato, e questo è proprio il centrodestra, e c'è soltanto una forza politica che può trainare il cambiamento, e questo è Fratelli d'Italia. Grazie. Fina, che userà il tempo, penso in parte, per rispondere, certo, a questo, ma anche per spiegare un po' perché il voto a una delle due principali coalizioni è più utile, insomma, a determinare una stabilità di governo, quello che voi affermate perlomeno. A proposito di coerenza,
verrebbe da chiedere quante preferenze avrebbero raccolto in Abruzzo Fabio Roscani e Rachele Silvestri, candidati capolista 1 e 2 per Fratelli d'Italia alla Camera, visto che nessuno li conosce e che nemmeno loro conoscono l'Abruzzo. Ma vale anche per il professor Bagnai di Firenze, candidato all'uninominale per la Lega a Chieti. A proposito di catapultati, non ce ne sono solo di Fratelli d'Italia. Io penso che si debba intervenire, notoriamente penso che si debba introdurre una legge proporzionale, ma a proposito dell'ultima persona che voglio citare, mi è capitato di votare col Mattarellum, ma anche in quel caso non c'era la preferenza, ma c'erano collegi piccoli e si poteva scegliere l'uno o l'altro, e anche in quel caso si rappresentavano i territori. Quindi io sono assolutamente per modificare questa legge, ma comunque in vigenza di questa legge io penso che si sarebbe dovuto rispettare di più il territorio. Detto questo, senza dubbio non potevo io costruire il campo largo in Abruzzo essendo elezioni nazionali, ma certamente lavoreremo per ricucire tutto quello che si potrà ricucire in vista delle elezioni regionali, visto che bisognerà battere presidenti regione che le ultime classifiche di gradimento collocano penultimo tra i governatori in Italia. Naturalmente questa è la mia opinione, siccome sono l'ultimo a parlare non voglio riaccendere nessuna polemica, ma rispettare questo confronto che continuerà anche dopo le elezioni politiche. Credo che un voto al Partito Democratico, che a sua volta è anche una lista che mette già insieme altre forze, no? I cattolici di Demos, articolo 1, Partito Socialista, e alla nostra coalizione, è un voto alla serietà e alla responsabilità, alla capacità di governo, alla scelta, alcune scelte molto chiare, e anche, a proposito di legge elettorale, chiudo davvero, e anche all'idea che noi abbiamo coltivato e sulla quale naturalmente non facciamo campagna elettorale, perché prescinde la campagna elettorale, che una delle personalità oggi più apprezzate, il leader politico, se così si può dire, più amato nel nostro Paese, il nostro Presidente della Repubblica. Lo citavo prima per la legge elettorale che porta il suo nome. Aver detto, a proposito di idea di un presidenzialismo, lo ha detto Berlusconi in questo caso, che il giorno dopo sarebbe il caso, qualora fosse approvata questa legge, che lui si dimetta, secondo me non fa bene, perché in questa fase storica che abbiamo avuto alle spalle, pandemia, guerra, e anche nel futuro, la sua figura, anche la figura del Presidente della Repubblica, è una figura di garante per i cittadini e anche per i nostri interlocutori internazionali. Bisognerebbe avere intorno a queste figure, diciamo così, la concordia di tutti e poi dividersi invece sul resto. Bene, io ringrazio Michele Fina, così come ringrazio Etel Sigismondi, li lascio agli ultimi impegni in corsa delle rispettive campagne elettorali. Anzi, abbiamo soltanto un minuto a testa per dire dove chiuderà domani sera la campagna elettorale Fratelli d'Italia e dove lo farà il Partito Democratico sul nostro territorio, ovviamente. L'Aquila, ore 18, Villa Comunale, Montesilvano, Piazza Diaz, ore 21. Fina? Noi saremo a Roma, naturalmente, ma anche Fratelli d'Italia sarà a Roma con alcune presenze nostre alla chiusura dei leader nazionali, ma poi saremo sia a Paganica oggi stesso, domani a Pescara, ma in tanti altri posti, perché i singoli candidati a Paglieta, a Vasto, eccetera, hanno organizzato altre chiusure, quindi faremo una chiusura diffusa. Io però sarò sia all'Aquila sia a Pescara. Bene, grazie a entrambi, nuovamente grazie soprattutto ai nostri telespettatori. A domani con l'ultima tribuna elettorale, che chiuderemo mettendo anche in TV, mettendo a confronto proprio nell'ultima serata tutti i candidati alla unica circoscrizione uninominale del Senato in Abruzzo. Arrivederci e buonanotte.